Finalmente il nostro cardinale ci ha dato il lieto annuncio, proprio mercoledì sera, che il 4 ottobre, festa di San Petronio, sarà dedicata anche a Padre Marella per la sua beatificazione. Ci ha detto però che al mattino saranno celebrate le funzioni in onore di San Petronio e di San Francesco. Tutto il pomeriggio sarà dedicato a Padre Marella. Poi un'altra bella notizia che ci ha dato è questa, che la sua festa, diciamo, liturgica, non sarà il 4 ottobre, ma il 14 di giugno, che è il giorno del compleanno di Padre Marella. Così non si sovrappone ad altri santi di prima classe come San Petronio e San Francesco. Ed è una cosa buona questa. Speriamo che questa calamità del coronavirus sparisca completamente, perché la beatificazione di Padre Marella è impossibile che non raduni tanta gente. Tutta Bologna la sta aspettando da tempo. È una cosa talmente sentita, talmente nel cuore dei bolognesi, che tutti cercheranno di venire, vecchi e giovani, soprattutto gli anziani, i quali poveretti, un po' come il vecchio Simeone, non vorrebbero chiudere gli occhi senza prima vedere Padre Marella beato, perché hanno toccato con mano le sue eroiche virtù e lo vogliono vedere giustamente sugli altari, come esempio, come stimolo, come un segno veramente di fede, di carità per tutti quelli che non l'hanno conosciuto. Quindi è un appuntamento troppo importante, che tutti desiderano e speriamo possa arrivare in buona salute.